L'Aquila si prepara alla sfida interna contro la Carrarese con l'obiettivo di dare un senso al pareggio rimediato lo scorso weekend contro il Tutto Cuoio. Urge tornare a fare punti in casa e dare una scossa ad una classifica non deficitaria ma sicuramente pericolosa. In settimana sul fronte societario ci sono stati segnali rassicuranti che hanno in parte calmato le acque dopo le scintille tra club e tifoseria delle scorse settimane. Martedì, nel corso della trasmissione Pro L'Aquila, il presidente Corrado Chiodi ha reso noto l'ingresso di 3 nuovi sponsor che daranno nuova linfa al sodalizio aquilano. In più, l'idea societaria di voler andare avanti con sempre maggior convinzione e la rassicurazione di non avere alcun debito con le banche hanno in parte placato gli animi della tifoseria, che aveva gridato a gran voce ad inizio settimana la vendita della società. Ora la parola torna finalmente al campo. Per la sfida alla Carrarese il tecnico Carlo Perrone dovrà fare a meno ancora una volta del terzino sinistro Simone Piva, fuori per un problema muscolare, mentre dovrebbero essere regolarmente disponibili i difensori Anderson e Maccarrone, al pari di Cosentini, autore di un buon esordio sul campo del Tutto Cuoio. Top secret il modulo di gioco, anche se Perrone potrebbe confermare il 4-4-1-1, 4-2-4 in fase offensiva, visto all'opera proprio contro il Tutto Cuoio. Nella Carrarese, occhi puntati sull'ex di turno, l'attaccante Saveriano Infantino. Di lui si ricorda soprattutto la testata al piano d'accio di Teramo che valse mezza promozione in prima divisione nell'indimenticabile stagione 2012-2013.